Salve, benvenuti. Io ringrazio il professor Sassatelli, il professor Varni di essere qui con noi. Ringrazio anche voi di onorarci della vostra presenza per la presentazione di questo libro Bologna a tavola con la storia. Che è un libro che con molta felicità abbiamo editato come Cineteca di Bologna, in primo luogo per avere uno strumento da poter dare ai tanti ospiti che frequentano la Cineteca e che arrivano a Bologna senza conoscere la nostra città, potergli dare qualcosa di diverso, qualcosa che è in italiano ma è anche in lingua inglese e che attraverso una bella selezione di immagini e con un testo a mio avviso molto, molto nuovo, riesce a raccontare le unicità della nostra città. Città che io faccio sempre fatica a parlare della nostra città perché ne sono semplicemente innamorato e quindi poi finisce come tutti gli innamorati che dicono cose anche esagerate o che magari sono malintese dagli altri, però credo veramente che abitiamo in una città che ha una storia straordinaria, ma che soprattutto è abitata da persone straordinarie. Ecco, se dovessi dire che cosa rende veramente straordinaria la città di Bologna, direi ma è semplice, bolognesi. E nel senso che è una città dove in questa epoca in cui tutto sta assumendo delle forme assurde, essere per esempio americani è qualcosa come una sorta di diritto che o si nasce così o non c'è nessuna possibilità per diventare. Invece la cosa straordinaria di Bologna è che ha sempre saputo accogliere e questa sala è la dimostrazione dell'intelligenza, della lungimiranza, della unicità di questa città, che in un luogo così centrale come è la sala dello Stabat Mater, canta la gloria di coloro che qui sono venuti e quindi che sa accogliere da coloro che arrivano la loro esperienza e magari è così è una città così unica anche da convincere molte delle persone che qui passano una parte della loro vita a passare un periodo ancora più lungo della loro vita e magari a trasferirsi qui e magari a vivere qui e magari appunto a essere bolognesi. E se si osserva la storia della città è una storia non solo ricca di fatti e di avvenimenti e di passaggi anche della grande storia, ma è soprattutto un luogo che ha saputo stare al passo coi tempi, ha saputo puntare su una grande qualità e su una capacità di sfruttare realmente la cultura. E dico nell'introduzione si può immaginare che il DNA di una città può essere contenuto in una fetta di mortadella o in un tortellino. Beh, forse leggendo il testo di Varni viene il sospetto che forse sì, nel senso che la storia
della città è veramente di continuo, è una storia di straordinari approfondimenti, di straordinaria capacità di costruire una eccellenza in ogni direzione, di trasformare il lavoro in qualcosa di assolutamente unico, che produce qualcosa di totalmente unico che esiste solo qua. E il testo di Angelo Varni è un testo sorprendente perché apparentemente, non parlando dei grandi fatti, ma parlando di quelle che sono le vere identità di questa città, si trova un fil rouge che dal Medioevo ci porta, anzi, dalle origini ci porta fino ad oggi, e quindi di colpo c'è una lettura che riesce a riunificare elementi apparentemente molto, molto lontani tra di loro. E poi l'altro motivo per cui sono molto fiero di questo libro è che nel Novecento era magari complicato poter affermare che non esisteva una cultura alta e una cultura bassa, ma che esisteva una cultura e che era importante che gli storici si occupassero anche di cultura materiale. Oggi viviamo in un'epoca disastratissima in cui il tema della profondità sembra essere stato completamente superato dalla banalità, in cui la banalità ci domina e ci come dire, ci vince. Ho preso un aereo venerdì sera dall'aeroporto di Charleroi in Belgio e ho scoperto che esiste un prodotto della Knorr che si chiama pasta bolognese snack. E ecco, penso che questo piccolo libro sia un buon contributo a guardare la profondità delle cose con la dovuta leggerezza. Quindi grazie ad Angelo Varni. Professor Sassatelli. Allora, io, buonasera a tutti, sono molto, per le mie competenze da archeologo e da etruscologo, molto marginale rispetto a questo libro, però intanto volevo dire che mi è molto piaciuto, mi sono divertito, verbo che secondo me è appropriato. È un libro, se mi posso permettere, leggero nel senso della levitas dei latini, che era il massimo livello di comunicazione letteraria, dire le cose con leggerezza. Poi una qualche giustificazione c'è, perché Angelo Varni dedica nella parte iniziale del suo libro 6 o 7 pagine, che non sono nemmeno tanto poche, al recupero storico di questo tema del ruolo di Bologna, e in questo recupero storico c'entrano gli Etruschi, che sono stati una realtà importante della nostra città, c'entrano i Romani e c'entrano anche Bizantini e Longobardi. Io credo che forse tra questa querel Bizantini e Longobardi finalmente c'è la via per definire dove comincia la Romagna e dove finisce l'Emilia, perché burro e olio sono una bella linea di confine, ma questo è al di fuori delle mie competenze. Poi ci sono anche 2 belle illustrazioni che riguardano proprio questa parte più antica della storia della città, della nostra città, in relazione a questa riflessione a tavola con la storia. E io, date anche le mie competenze, vorrei fare qualche riflessione su questo aspetto, non ovviamente una lezione sugli Etruschi. Tra l'altro proprio adesso c'è il Museo Civico Archeologico, una bella mostra, e quindi se qualcuno vuole saperne di più può saperne, però qualche riflessione sugli Etruschi della nostra regione, perché come sappiamo qui sono stati gli Etruschi, lo dico sempre, Bologna non è mai stata capitale. Solo una volta è stata capitale,
nel primo millennio avanti Cristo, quando era una città etrusca, Felsina Princeps Etrurie, e dopodiché non è mai stata capitale, quindi in qualche modo è stato un pezzo di storia importante. È stato un pezzo di storia importante perché, al di là di questo fatto della capitale, perché gli Etruschi hanno fatto di questo luogo per primi in tutta l'Italia antica una città. L'invenzione della città come modo di abitare, come modo di aggregare gli individui e le economie e tutto il resto, è un'invenzione degli Etruschi. Su questo non ci sono dubbi. Lo stesso nome degli Etruschi, Rasna, probabilmente significa città, ma adesso non mi voglio dilungare. Perché è importante? È importante perché per la prima volta, attorno al X secolo avanti Cristo, si comincia ad abitare in città, con un superamento del modo di popolare, di tradizione protostorica, di tradizione più antica, che era un modo di abitare per villaggi, piccoli villaggi, autonomia economica, una produzione artigianale destinata alle piccole cose interne, ma il superamento dell'abitare per villaggi, abitando per città, che poi è un tratto che caratterizza tutta la nostra storia successiva, è un'invenzione degli Etruschi. Abitare per città non vuol dire essere solo più numerosi, più grandi che un villaggio, vuol dire essere più complicati nell'assetto economico, più complicati nell'organizzazione politica, vuol dire avere dei rapporti con gli altri molto, molto definiti, e vuol dire un'altra cosa importante, vuol dire il superamento del regime di proprietà comune della terra. Nella tradizione preistorica, protostorica, la terra era di tutto il villaggio che la dava ai suoi abitanti. Con la città si supera questo aspetto e si arriva alla proprietà privata della terra, quella che noi chiamiamo l'eredium di Romolo, parola d'Alerus, eccetera, eccetera. Cioè il capofamiglia ha un pezzo di terra che può trasmettere ai suoi figli. Questa è la grande novità. E questa grande novità della proprietà individuale della terra ha delle ripercussioni molto forti proprio sull'agricoltura, e qui entriamo più nello specifico del libro, perché gli Etruschi sono i primi a governare, a bonificare, a predisporre la grande pianura padana per una grande agricoltura avanzatissima, con l'invenzione, altra invenzione etrusca, della rotazione della cultura, la rotazione che noi oggi diamo per scontate, cioè si accorgono empiricamente che dove seminavano grano e l'anno prima c'era seminata l'erba medica, il grano rendeva di più. Dopodiché l'invenzione della rotazione delle culture, che tutta la tradizione attribuisce agli Etruschi, è un fatto che nasce proprio probabilmente nella pianura padana. Sono gli Etruschi di Bologna che inventano questo fatto. E naturalmente questa è un'agricoltura molto avanzata, che produce soprattutto grano, e produce soprattutto grano che serve a chi? Certo, agli abitanti di Bologna, ma anche agli abitanti delle grandi città del tempo. Anche Roma aveva bisogno di rifornimento di grano. Quando Roma aveva bisogno di grano per i suoi abitanti, perché la pianura circostante non era sufficiente, l'andava a prendere tra gli Etruschi di Orvieto e di Chiusi. Chi erano, diciamo così, i fruitori del grano etrusco della pianura padana? Erano i greci di Atene. Quindi Atene, una grande capitale, così come è stata Roma, che aveva abitanti in numero superiore rispetto a quello che rendeva la pianura circostante, vanno a cercare il grano della pianura padana e lo trovano nella pianura padana, lo trovano a Bologna, nella pianura coltivata con quel sistema molto avanzato che ho detto prima. Quindi primo tratto, un'agricoltura avanzatissima che ha immediatamente una ripercussione sull'alimentazione in senso pieno. Ma accanto a questo c'è un altro elemento importante, che è quello dell'allevamento, e in particolare dell'allevamento dei suini. Nell'immagine che Varni riproduce, che si riferisce all'età romana, perché illustra un branco di animali che viene condotto al pascolo, da un pascolo a mangiare, da un suarius, da un esperto di questo fatto, ha una conferma archeologica. Noi sappiamo che l'allevamento dei suini era un allevamento molto prospero, non solo era molto prospero perché nello scavo troviamo le ossa di maiale, non c'è dubbio, ma troviamo anche in un caso particolare, in uno scavo vicino a Mantova, dove, che pure era una grande città etrusca, delle ossa differenziate, cioè in proporzione le ossa posteriori, quindi dei prosciutti, non ci sono
nell'abitato del Forcello, ed è evidente che queste sono parti del maiale che venivano esportati, che venivano mandati ad Atene, quindi l'Atene di Pericle comperava prosciutti nella pianura padana, e anche questo è un elemento, adesso l'ho detto in modo un po', forse un po' diretto, però diciamo che il succo storico c'è, così come c'è tutta una tradizione antica degli allevamenti anche di pollame. Anche le galline erano molto famose, non solo, noi sappiamo ad esempio che da una fonte del VI secolo, quindi antichissima, si parla delle galline di Adria, le Adrianaea Lectorides, che facevano 2 uova al giorno, dove la fecondità dell'animale sta a indicare la prosperità dell'allevamento. Quindi in sostanza gli Etruschi della pianura padana si confrontano con il massimo, il più alto livello della civiltà del Mediterraneo, vendendo prodotti dell'agricoltura e del biotos e della carne, maiale e diciamo così pollame. Ora, io non credo tanto al solito discorso che la storia si ripete, che è maestra di vita, eccetera, eccetera, non credo tanto perché tutte le situazioni sono diverse, però è interessante che questa precocità su alcuni indirizzi, diciamo, economico-culturali della nostra città e della nostra regione abbiano radici così lontane. Ci aiutano a capire un ruolo che Bologna ha avuto fino dal X secolo avanti Cristo. E aggiungo un piccolo tassello: al di là dell'agricoltura e dell'allevamento, nasce in questo stesso periodo il ruolo di Bologna come grande snodo commerciale. Qui si insiste molto, anche per il periodo successivo, il fatto che Bologna sia un luogo di grande intreccio, di grande intreccio di gente, di popolazione, di culture, e questo intreccio nasce esattamente in questo periodo. Bologna, la pianura padana, è uno snodo importantissimo tra Mediterraneo ed Europa. I prodotti del Mediterraneo arrivano qui attraverso i porti dell'Adriatico e da qui prendono la strada dell'Europa. Sono ceramiche figurate, sono bronzi, sono tante cose a fronte di una materie prime che la pianura padana è in grado di vendere, le carni e il grano, come ho detto prima, ma anche lo stagno che veniva dall'Europa. Quindi questo intreccio commerciale della città, che poi ha dato tanti frutti anche sul piano dell'intreccio della cultura alimentare, ha una storia molto lontana. Mi soffermo su questo intreccio ancora, intreccio commerciale ancora una volta, su un prodotto dell'alimentazione, che è il vino. Il vino in questa età viene importato in grandissima qualità dalla Grecia, è un vino di grande qualità, viene importato dalla Grecia non solo per le diciamo così esigenze locali, ma perché viene mandato tra i Celti d'Oltralpe, che conoscono questa bevanda con un trauma, diciamo così, culturale molto forte, e quindi sono grandi mercanti anche del vino. E qua si innesca un problema aperto che lancio un po' agli storici dell'alimentazione, ho visto prima anche Massimo Montanari, ma anche altri, cioè come si concilia questo vino importato di grande qualità dalla Grecia con la tradizione che anche qua c'era un vino locale già con gli Etruschi. Probabilmente queste due cose si mescolano, questi due aspetti sono abbastanza vicini, quindi si importava vino dalla Grecia ma in qualche modo lo si produceva anche localmente. E qui finisco con una piccolissima citazione che non ho fatto in tempo a controllare, ma che la butto là, anche se non è una nel mio campo di studi: che ci fosse un qualche legame con un vino etrusco prodotto localmente. C'è una di quelle dissertazioni settecentesche fatta da Baruffaldi sui sughi di vario genere, legato a un ciclo pittorico dei Gandolfi. Adesso esattamente non so trovare questo legame, e in questa dissertazione Baruffaldi, grande accademico settecentesco, dice proprio: là dove ci sono colline etrusche prosperano le lambrusche. Non so, magari una tradizione etrusca anche nella produzione locale va cercata e va trovata. Basta qui. Tocca a me, credo. Eh sì, dopo questo enigma dell'ambrusche etrusche, tocca a te. Beh, innanzitutto i ringraziamenti a chi ha accettato di buon grado, come ha detto, cioè Gianluca Farinelli, di
pubblicare questo libretto. E poi io avevo in mente una cosa che dà una giustificazione, secondo me, più sostanziale di quello che lui ha detto e che si è trattenuto dal dire, e che è proprio legata al senso di questa mia piccola ricerca. Ringrazio Sassatelli, del resto queste pagine che lui ha citato in inizio le ho scritte pensando e ripetendo le cose che lui mi ha insegnato nei lunghi anni di frequentazione, leggendo i suoi libri, ascoltando le sue conferenze, quindi lo devo ringraziare anche di questo, perché il libro è debitore nella parte iniziale delle sue intuizioni, delle sue ricerche e dei suoi risultati importanti, che dà a Bologna Etrusca un ruolo che prima di lui non aveva, diciamolo pure. Allora, il senso di questo piccolo libro è cercare, come ha detto anche Farinelli, forse una essenza della città, trovare perché Bologna è fatta in un certo modo, ed è difficile trovarlo perché Bologna ha molte sfaccettature, non ha un qualche cosa che la caratterizzi in maniera univoca. Io mi ricordo che quando ebbi la fortuna, insieme a pochi altri, di organizzare Bologna 2000, il problema che ci si pose fu quello di imitare altre città che avevano delle specificità, che so, Genova pensa al mare e così via. Bologna non è che non avesse le cose, ne aveva troppe, e quindi questo intreccio di cose rendeva difficile trovare una punta di eccellenza, perché forse le punte di eccellenza erano tante. E allora bisognava trovare una ragione di tutto questo, e io ho cercato di trovarla in una vicenda storica appunto antica, come ha testimoniato già l'amico Sassatelli presentando la parte iniziale. Una ragione antica che parte innanzitutto da un fatto ineliminabile. Bologna ha una collocazione geografica che è quella che è, cioè è una collocazione geografica che la pone al centro di tutte le grandi vie di comunicazione. Da est a ovest, da sud a nord, per attraversare la pianura padana, per andare dalla Grecia alla Francia, fin dai tempi appunto degli Etruschi, e dall'Italia meridionale su verso le regioni del nord, i paesi del nord, bisogna passare da Bologna. E questo, che la rende appunto una, come è stato detto dall'amico in me scomparso, Lucio Gambi, una piattaforma semovente, nel senso che è sempre pronta a muovere i propri scambi di rapporti con tutte le parti, tutti gli orizzonti che la circondano. E questo è un dato ineliminabile, ma è un dato molto importante, non è banale. È lo stesso discorso che ha fatto ora Sassatelli, di questa capacità di scambio che gli Etruschi avevano attraverso Bologna, si collega innanzitutto a questo. Ma c'è un altro elemento ugualmente importante, e che in qualche modo si collega anche a questo, cioè non è Bologna da subito e dal tempo antico solo una città di scambi di merci, di cose, che è già molto importante, ma è una città di scambi di culture, di idee. Già in questi scambi commerciali si notano questi scambi di culture e di idee, ma non è un caso che poi da questo qui nasca la più antica università del mondo occidentale. L'università, così come viene costituita fin dall'undicesimo secolo, è il luogo per eccellenza dello scambio degli scolari che vengono dall'esterno ad imparare qui, ma anche della cultura che si produce qui e che viene trasmessa poi a questi scolari, che la propagano poi nel resto del mondo. Quindi c'è sempre in Bologna questo
momento dello scambio, che è uno scambio, ripeto, di merci, ma lo scambio di merci è uno scambio di abitudini, è uno scambio di mentalità, è uno scambio di culture in definitiva. Anche già il riferimento che ha fatto prima Sassatelli a queste merci del periodo etrusco che andavano da oriente a occidente o da sud a nord e viceversa, provoca qualche cosa nella città, cioè queste merci che passano da qui non passano solo, stimolano un'attività produttiva che diventa in qualche modo una grande capacità, via via che passano il tempo, i secoli, una grande capacità artigianale dei bolognesi, dei lavoratori bolognesi, degli artigiani bolognesi, fin da subito, fin dall'inizio delle attività, non so, della produzione libraria anche c'era a Bologna, molto, molto importante, legata all'università. C'era una produzione che via via si perfeziona e che trova alimento in quel sistema idraulico che viene creato nei sotterranei di Bologna e che è un altro elemento caratterizzante di Bologna, vale a dire quella comunità che si ha nei momenti alti della città, non sempre nella storia, ma nei momenti alti, tra l'intervento dell'investimento privato e gli obiettivi dell'investimento pubblico. I canali che dal Reno e dagli altri fiumi vennero portati a Bologna furono portati attraverso un investimento che vedeva appunto fin dal 1002 il comune insieme ai privati. È un dato importante anche questo, è un dato significativo, è un dato che caratterizza l'intera storia, lo sappiamo bene, della città. Nei momenti alti questo è sempre avvenuto. Quindi un altro elemento da aggiungerci. Ecco, poi c'è questo aspetto della produzione. Se Bologna ha questa esigenza di scambi continui, deve, e poi questi scambi che si traducono anche con l'arrivo già dall'undicesimo secolo di importanti nuclei di studenti e di docenti che devono restare in Bologna, ecco che c'è bisogno di un'attività produttiva dei campi che circondano Bologna che offre il nutrimento necessario a questo. Da qui quel binomio che tutti conosciamo e che nasce e che si diffonde nei testi fin dal 1002, di Dotta e Grassa, Docta e Crassa. L'uno e l'altro ineliminabili. Dare il nutrimento necessario a 2000 studenti, che già nel 1002 erano 2000, erano tanti per quell'epoca, adesso sono 80-90.000, ma parlo del 1002, e era indispensabile rispetto ad altre città che pure ambivano ad avere un'università ma non avevano quel retroterra capace di alimentare la presenza di questi nuclei di docenti e di discenti. E questo è un altro elemento fondamentale. Quindi, come vedete, si collegano tanti aspetti, il passaggio delle persone, delle cose, delle idee, delle merci, la necessità di alimentare questo passaggio attraverso il nutrimento necessario fornito dai campi e anche il fatto che ci fosse poi la necessità all'interno della città di produrre qualche cosa che consentisse a chi ci abitava e a chi faceva commerci di avere ulteriori prodotti da utilizzare. Come vedete, un insieme di cose che direi combinano una radice molto solida nella terra, nella pianura padana nella quale la città è inserita, con gli orizzonti di rapporti anche lontanissimi che la città alimenta fin dal periodo etrusco. Quindi la complessità dell'anima bolognese che questi elementi
messi uno accanto all'altro producono, danno di Bologna una visione appunto di una città unica, come diceva nella sua presentazione Gianluca Farinelli, unica per questa possibilità che hanno i bolognesi di essere contemporaneamente terragni, legati alla loro radice e contemporaneamente con uno sguardo verso gli orizzonti più lontani. È importante tutto questo. L'università ne è il simbolo e questo libretto dedica molti elementi che sostengono questa tesi. Poi c'è appunto l'alimentazione, dotta e crassa. Ma prima di arrivare a questo aggiungiamo un altro elemento. La comunità bolognese, che pure ebbe tanti scontri al suo interno, Guelfi, Ghibellini, le famiglie che si combatterono, ci furono momenti durissimi e sanguinosi. Non è un caso che Bologna non abbia mai avuto un principe. Anche questo è un elemento importante. Ci furono i Bentivoglio, fu costruito uno dei palazzi che pare uno dei palazzi più belli che ci fossero allora in Europa, ma i bolognesi lo distrussero quando i Bentivoglio furono cacciati. E lì dove c'è il guasto adesso, il guasto prende nome da questa distruzione. E che questa comunità però ebbe momenti straordinari che appunto alimentano ulteriormente questa sua visione alta, questa sua visione universale. Pensate al 1256, il Liber Paradisus. Il Liber Paradisus che libera 6.000 schiavi. 6.000 schiavi che vengono affrancati dai loro padroni e che vengono messi nel mercato del lavoro, diciamo. Poi ci sono delle ragioni magari che sono state trovate dagli storici che non sono solo ragioni umanitarie, cioè sostanzialmente questi non erano più schiavi, lavoravano e quindi pagavano le tasse. Anche allora ci si pensava a questo. Però nel Liber Paradiso c'è scritto un fatto importantissimo. Nel nostro scudo dello stemma di Bologna c'è scritto Libertas, viene da lì, la nobile città di Bologna, che sempre si è battuta per la libertà, memore del passato e preparando il futuro, in onore del Signore nostro Gesù Cristo Redentore, riscattò per denaro tutti coloro che nella città o nella diocesi di Bologna trovò oppressi dalla condizione servile. 1256. È con orgoglio che dobbiamo sottolineare questo aspetto, ancora nel 2020. Tutto questo si combinava ovviamente, e il titolo ne dà ragione, a tavola con la storia, come ho detto, con la necessità di offrire il necessario sostentamento a chi era a Bologna. Chi passava a Bologna. I viaggiatori stranieri che di tanto in tanto passavano nella città sempre sottolineano questo aspetto. C'è un brano di una viaggiatrice inglese che è molto piacevole da leggere oggi, a mio modo di vedere. Questa signora si afferma al pellegrino fuori Porta Santo Stefano, e dice, scrivendo degli amici inglesi: ci siamo sistemati molto bene al pellegrino e siamo molto ben servite. Il pranzo di oggi è consistito in una zuppa bianca coi vermicelli e parmigiano fine grattugiato sulla superficie, quindi tipo spaghetti. Mezza testa di maiale bolognese mirabilmente essiccato e condito, superiore ad ogni tipo di carne di maiale mai mangiato in Inghilterra. Una frittura molto ricercata, un piatto di pasticcio alla francese, una pollastra tenuta all'ingrasso,
una delle migliori che abbia mai visto, una parte del pranzo. Un quarto non è finito, un quarto anteriore di agnello arrosto, un fricandò con piccole navet, spinaci conditi alla maniera francese, tartufi di cavolfiore in fricassea conditi con burro e acciughe, un piatto di mortadella per digerire. Per dessert la migliore uva bianca che si possa immaginare, bianche pere, le migliori noci e nocciole di una dimensione e dolcezza fuori del comune. Beh, la signora non era preoccupata né del colesterolo né della dieta, era felicissima di questa. Sappiamo che nel 1770 soggiornò anche il giovanissimo 14enne, 15enne Mozart a Bologna, e anche Mozart, che era molto sobrio, non si lasciava andare a queste mangiate di maiale, agnello, pollo tutti insieme, però sottolinea, lui era ospite al Croce del Biacco nella Villa Pallavicini e ci stette un'intera estate, e sottolineò la prelibatezza dei fichi, dei meloni e delle pesche. Attenzione, molti dei viaggiatori sottolineano l'aspetto della qualità straordinaria degli ortaggi e della frutta bolognese. Per esempio le olive, a riprova che il clima era diverso, quindi i cambiamenti climatici ci furono anche allora, le olive bolognesi erano considerate tra le più prelibate. Casanova, naturalmente, a Bologna si trova benissimo, siamo certi, forse per altre ragioni rispetto a quelli alimentari, però scrive: una città dove si goda maggior libertà e benessere, gli alloggi sono a buon mercato come i viveri e il mantenimento. La città possiede un'università che conta da solo tanti professori quanti se ne trovano in tutte le altre città d'Italia riunite insieme. E quindi, come vedete, tanti di questi viaggiatori sottolineano la felicità di essere a Bologna, anche di essere a tavola a Bologna. Naturalmente il cibo più apprezzato, il cibo che tutti sottolineano per la qualità, è la carne di maiale, già la tradizione antica di questo, che nella stele dell'Archiginnasio è riprodotta, cioè questa mandria di maialini che un pastore, una guida di mandrie, portava al pascolo nei boschi, perché c'erano le ghiande per i maiali, e rende Bologna. E abbiamo una serie di, che vi voglio citare, così, perché sono osservazioni a mio modo di vedere anche divertenti. Un erudito del Cinquecento, Ortensio di Landro, che fa uno stravagante resoconto del suo attraversamento della penisola di Bologna, dice: in Bologna si facciano salcicciotti i migliori che mai si mangiassero, mangiasi crudi, mangiasi cotti, e a tutte l'ore ne aguzzano l'appetito. E quindi questo è ancora un libro di viaggi americano, siamo ancora nel 1953, che è intitolato All the Best in Italy, le cose migliori dell'Italia, dice che qui non ci sono solo la salsa alla bolognese, ma tante altre cose buonissime. E va citato, a mio modo di vedere, quello che fu fatto nel 1888, quando ci fu l'esposizione della produzione bolognese ai Giardini Margherita, quando fu fatto un enorme padiglione dedicato al maiale, con qualche rischio di blasfemia, perché il giornale dell'esposizione disse che il merito di questo grande padiglione dedicato al maiale si doveva al gran prete Bellentani di Modena, che era un produttore, ovviamente, come sappiamo, coadiuvato dal Sacro Collegio Sacerdotale di Bologna, sono gli zappoli romagnoli forni. Entro il tempio,
si spiegava, oltre al simulacro dell'idolo, il maiale, presentato al naturale in diversi tipi, sono esposte alla venerazione dei fedeli tutte le varie infinite sue trasfigurazioni, fra queste immane, smisurata, simbolica, tutta volta d'argento, riprodotta le 100 volte, l'universale mortadella. D'altra parte, è quel periodo in cui la mortadella comincia a essere esportata, queste scatoline, scatolette con l'invenzione di un francese che erano sottovuoto, fatte a mezzaluna, si girava il tondo della fetta di mortadella, veniva girata, veniva messa lì e quindi veniva esportata dentro una scatola sottovuoto, e che quindi alimentò una delle tante caratteristiche dell'esportazione di questa Bologna, la Bologna la Grassa. Voglio citarvi ancora un testo straordinario, a mio modo di vedere, che è Il viaggio in Italia di Piovene. Siamo negli anni 50, sono trasmissioni radiofoniche che vengono poi raccolte in un libro. E lui spiega che a Bologna i portici, gli archi, le cupole, tutto fa pensare a una rotondità carnosa. Lo stesso dialetto, l'accento, sono abbondanti e tondeggianti. Molte bellezze di Bologna sono avviluppate e nascoste nelle sue pieghe prosperose. Il segreto del ripieno in un piatto succulento. La bellezza a Bologna non si pensa, ma si respira, si assorbe, si fa commestibile. Trovo veramente straordinaria questa capacità di... In fondo il tortellino mette insieme appunto una sfoglia che è il frutto dei nostri campi. Nella sfoglia c'è il grano, c'è la farina, e dentro c'è un ripieno di carne, quindi si mette insieme l'orto, il campo, la stalla, il porcile, tutto quello che viene prodotto dai nostri campi. È veramente una tradizione che... Però in tutto questo Bologna, qui va detto, Bologna non è che avesse una immobile tradizione alimentare. I libri di Montanari lo testimoniano molto bene, peraltro. È stato citato prima questo vino che veniva dalla Grecia. Per esempio nel Medioevo abbiamo un enorme consumo di vino di Creta, di vernaccia dolce. Poi abbiamo, per esempio, c'è una novella del 300 di Sabatino degli Arienti che si rifà ad una vicenda del 200, dove c'è un cuoco tedesco che fa un piatto di lasagne che viene dato da mangiare degli abati nel convento di San Procolo. Poi questi abati se li tirano, litigano, fanno tutta una cosa. Però il punto fondamentale è questo mescolarsi di gusti, di tradizioni, di cose che poi era antico, il salato e il dolce, che veniva fin dall'epoca romana. Basta pensare al condimento, il garum latino, e quindi... Le ricette credo che le ricette dei romani per noi siano adesso una questione assolutamente disgustosa. La terrina di pesce, mi aveva messo dentro a questa terrina di pesce delle cervelle, dei fegatini di pollo, delle uova, del formaggio, del vino e delle erbe. Insomma, io credo che adesso faremo fatica. Tutto questo si codifica, diventa un qualche cosa che comincia ad andare verso una codificata tradizione, credo, con Pellegrino Artusi e con le esigenze che nascono con il Risorgimento e con l'unità d'Italia che si deve costruire. Si deve costruire un'unità fatta di tanti frammenti sparsi nella politica, e lo si deve costruire anche a tavola, anche nella cucina. Ed è Artusi appunto che esalta le diverse cucine
regionali, arrivando, restando molto al nord, centro-nord, non va l'Italia meridionale, e via via si crea quella che viene definita la cucina borghese, con l'ordine dei piatti, la cucina che conosciamo dalle stampe del 600, del 700, ci sono questi trionfi enormi di cibi di tutti i generi offerti in vassoi che vengono poi consumati dai commensali uno dietro l'altro senza un ordine preciso, come poi l'antipasto, il primo, il secondo, eccetera. E invece con la cucina borghese, che rende più sobri gli alimenti, rende più sobria la cucina, rende più ordinata, questo avvicina la cucina dei poveri alla cucina dei ricchi, più o meno tutti mangiano le stesse cose, mentre una volta, assolutamente lo sappiamo, non era così. Basta pensare alla tradizione della festa della porchetta, quando appunto i ricchi buttavano dalle finestre di Piazza Maggiore la carne che i poveri cercavano di mangiare. E si crea quindi questa serie di alimenti e di piatti che diventano tradizione della nostra cucina. C'è un libro del Turing del 1931 che elenca queste che sono diventate, appunto, grazie, secondo me, a queste esigenze di una cucina borghese ben diversa dalla cucina nobiliare dei secoli precedenti, che sono diventate codificazioni dei nostri piatti. Li elenco rapidamente: tagliatelle, lasagnette, tortellini, tortelloni, stricchetti, costolette al prosciutto, fritto misto, umido incassato, baccalà e frittata alla bolognese, sfrappole, ravioli, mistocchine, torte di riso, certosino e altro ancora. E questa è la guida gastronomica che fa il Turing nel 31, proprio guardando a queste tradizioni che si sono ormai codificate nelle diverse regioni, e questa è la regione nostra, è Bologna. In tutto questo, sempre nel mio libretto, nella mia idea di Bologna, ha un ruolo ovviamente l'università. L'ho già detto, è un'università innanzitutto che fin dalle origini non fa solo ricerca teorica, ma offre agli alunni, offre agli studenti una formazione teorica che poi trova un'applicazione pratica. Fin dalle origini, la prima scuola è quella del diritto. Si insegna diritto perché nell'Europa, non solo nell'Italia, dopo il 1000 nascono le città, nasce una civiltà comunale, nascono delle esigenze di rapporti fra cittadini e potere, che devono essere codificate dalle norme, e queste norme vengono trasmesse dalle università, in particolare dall'Università di Bologna, dove secondo la tradizione era arrivata dal Medioevo il Corpus Iuris Civilis da Bisanzio, però comunque i grandi maestri, quelli che troviamo ancora sepolti nelle arche di San Domenico o di San Francesco, i grandi maestri, Rolandino di Passeggeri su tutti, insegnano non solo per dare una conoscenza superiore, come nelle università per esempio orientali o cinesi, ma per dare una conoscenza superiore che fosse subito applicabile nel concreto della società. Questo è un altro tratto, secondo me, fondamentale di tutto quello che caratterizza la nostra città, e che si collega, come vi ho detto, a quella capacità che hanno da subito gli artigiani bolognesi, gli artisti bolognesi, di produrre cose. Pensiamo a quello che sarà per almeno due secoli, dal 1003 in avanti, la grande tradizione della seteria bolognese. La Bologna della seta è un primato assolutamente mondiale, europeo, per allora il mondo era nel nostro vecchio continente. Attraverso
questa rete di canali sotterranei che alimentano una invenzione che è il tessitorio meccanico, che viene fatta dai bolognesi e che troviamo ancora funzionante, è stato ricostruito al Museo della Produzione Industriale qui in città, che bisognerebbe che tutti noi conoscessimo. E quindi la seta bolognese resta un primato fino a che poi non fu scoperto il telaio meccanico, e allora la produzione cambiò, diventò più a buon mercato, magari meno raffinata, ma superò le capacità di produzione degli artigiani bolognesi. Bologna quindi ha un'università da subito che nei suoi momenti alti, penso al 400, al 500, diventa un punto di riferimento della tradizione umanistica che si sta diffondendo un po' in tutta Europa. Bologna, per dare alcune notazioni, è la prima università, sicuramente in Italia, ma non solo, che dà un ruolo alle donne. Pensiamo a Laura Bassi, pensiamo anche a Clotilde Tambroni, che aveva una cattedra di grammatica greca. Ci fu la prima laureata in medicina, Maria delle Donne, che fu la prima, assolutamente non si parlava di donne che studiassero medicina. Ma poi ci sono anche degli aneddoti curiosi. C'è per esempio questa Bitisia Gozzadini, che insegnava, tanto era brava, nelle piazze cittadine addirittura il diritto, o ancora più curiosa, Novella d'Andrea, figlia di Giovanni d'Andrea, che era un canonista, che insegnava anche lei diritto, ma si dice che fosse talmente bella che insegnava con un velo sulla testa che la copriva, in modo che si evitasse agli studenti di distrarsi. Quindi c'è anche questo in Bologna. C'è certi studenti o docenti bolognesi che hanno un ruolo fondamentale. Basta pensare al Papa Boncompagni, Gregorio XIII, che fece una riforma straordinaria della Chiesa nel 500 e, tra le tante cose, nel 1582 riformò il calendario gregoriano, che è quello ancora in vigore. Ecco, quindi scambi di idee attraverso l'università, ma idee che non restano appese per aria, idee che si traducono in concretezze nel diritto, in concretezze per esempio nella medicina. La scuola medica bolognese, molto importante, fu la prima a fare dissezioni di cadaveri con Mondino degli Uzzi, fu la prima a tentare applicazioni chirurgiche all'avanguardia, e appunto in uno scontro che ci fu anche allora tra teoria e pratica, a fare in modo che la teoria medica non restasse solo nei testi e nei libri, ma diventasse applicazione concreta. Questa è una caratteristica della nostra città, secondo me. Questo insieme di tante cose che vi ho detto, di tante cose che arrivano poi a quella trasformazione industriale che conosciamo negli ultimi decenni, quando negli anni 50 del Novecento improvvisamente Bologna, nel giro di pochissimo tempo, da città al centro di un retroterra agricolo mai smentito peraltro importante, diventò una città industriale. Qui sarebbe facile per me, ma cerco di negarlo e di limitarlo, dire che Bologna riprende le tradizioni artigianali di un tempo. Ma certo è che questa Bologna degli anni 50 è una Bologna fatta da piccole industrie, da piccoli imprenditori, da artigiani,
da ex operai di grandi aziende, pensiamo alla Ducati che aveva più di 1300 operai durante la guerra, poi finite le produzioni belliche deve smobilitare e questi operai vanno con le loro abilità, vanno nei loro garage, nelle loro cantine, producono questi beni straordinari, innovativi, che ancora consentono a questa attività, tra l'artigianale e l'industriale e l'innovativo, di essere un primato mondiale. Pensiamo al packaging, che è il nostro, uno dei settori trainanti della nostra attività industriale, che abbiamo già visto nell'inscatolamento della mortadella di metà degli anni 50, quando le mortadelle vengono esportate attraverso queste scatolette a mezzaluna, dal quale era stata tolta l'aria sottovuoto, e che quindi, ecco, tradizione che si somma a tradizione e che riporta certe abilità. Non è giusto fare un richiamo così netto e così preciso a le attitudini storiche di una comunità cittadina, ma certo qualcosa resta, qualcosa di tutto questo, capacità di produzione collegata alle proprie radici, ma che guardava il mondo sempre pronta a combinarsi con quello che veniva dall'esterno, dando a quello che veniva prodotto in città la capacità di uscire all'esterno, quindi uno scambio continuo. Ecco, questa è la nostra città, città che non fu mai, come ha detto Sassatelli, capitale, ma che restò sempre con questi primati al di fuori del primato politico. Pensiamo ad una cosa, Bologna, l'ho detto, non ebbe mai un principe, per questo non ebbe mai un palazzo straordinario rispetto ad altri, non ebbe Palazzo Pitti come a Firenze. Tanti palazzi, attenzione se lo notate, con facciate estremamente sobrie. Era voluto questo, facciate sobrie che però avevano all'interno cortili, scaloni, scalinate straordinarie. Tutto doveva essere uguale. Questa comunità di senatori bolognesi che guidavano la città non permettevano che uno prevalesse sugli altri, era una comunità che doveva reagire insieme. Naturalmente poi ci sono i momenti che tutte queste cose non funzionano, i secoli di cui parlo sono tanti, ma nei momenti migliori tutto questo crea una città che è capace di fare tutto quello che ho cercato di esprimere. Vi dicevo prima il senso di questa pubblicazione che la Cineteca cortesemente, con le parole molto lusinghiere dette adesso dal direttore Farinelli, ha voluto pubblicare. Ma io non so se Farinelli sarà d'accordo, ma vedo nella Cineteca l'esemplificazione concreta, odierna, di quanto vi ho detto. La Cineteca è una cosa che nasce qui, ha le radici in una certa cultura cinematografica bolognese, ma attraverso il suo laboratorio di restauro delle pellicole offre un esempio tra i più alti e che guarda al mondo di manualità e di artigianalità. Quindi tecnologia e artigianato, tradizione antica e capacità di innovazione. La Cineteca è un esempio, a mio modo di vedere, di questo che vi sto dicendo e che vi ho detto e che c'è, spero, nel mio libretto. Grazie a tutti. Grazie. Non so se sei d'accordo su questo. Sono lusingato da questa, dal fatto che la Cineteca sia all'interno di una storia così nobile.
E certamente, ecco, questo aspetto di trasformare in qualcosa di concreto un'esperienza teorica, penso anch'io che sia una delle caratteristiche assolute di questa città. Ecco, mi viene in mente, tu parlavi proprio del packaging, beh, il caso della GD è un caso veramente straordinario, cioè il fatto che esista una manifattura tabacchi pontificia fa sì che in Bologna si creino le condizioni perché qui venga inventato il sistema per impacchettare le sigarette di tutto il mondo. In fondo quanti saranno le manifatture tabacchi, quante saranno state nel Novecento le manifatture tabacchi nel mondo? Alcune centinaia sicuramente, però è qui che ci sono le competenze, la capacità e si trasforma un lavoro in qualcosa di assolutamente unico, che è il pacchetto di sigarette che ancora oggi sopravvive e che è una delle ragioni che poi lancia la concorrenza poi di altri inventori, di altri operai che diventano inventori di strumentazioni e di macchine. E questo sì, credo che sia veramente una vera tradizione della nostra città. Abbiamo ancora qualche minuto e quindi vi farei due domande. Una, quando prima il professor Sassatelli ci ha fatto immaginare gli insaccati bolognesi che giungevano sulla tavola di Pericle, mi è subito scattata un'ulteriore curiosità, e cioè qual era l'alimentazione in epoca etrusca, quali erano i punti, come dire, che noi riconosceremmo, e invece le distanze in questi 20 secoli che ci separano da quell'epoca. Ma molto rapidamente, sicuramente questa cosa di Pericle che mangiava i prosciutti della pianura padana mi piace molto, sinceramente. È molto forte. Ci ha venduto tanto mito, tanta epica, tanti eroi, però noi gli abbiamo venduto i prosciutti e loro gli piacevano. Ma al di là di questo, allora, noi sappiamo poco dell'alimentazione degli Etruschi perché non abbiamo intanto una tradizione letteraria come c'è nel mondo latino, a Piccio. Dobbiamo guardare due cose, quindi non descrizione, non testi letterari, o immagini o raffigurazioni, oppure altri aspetti della storia di questa popolazione. Allora, non avendo i testi e guardando le immagini, noi abbiamo le pitture etrusche, che qualcosa dicono, non nel dettaglio dell'alimentazione, però qualcosa dicono. Ad esempio, sicuramente dal punto di vista dei cereali mangiavano delle polentine. Del resto gli stessi romani si chiamavano, pare che c'è una tradizione dei polentoni, pultifages, mangiatori di polenta, quindi c'è una cosa abbastanza bassa dal punto di vista dell'alimentazione. Tenendo conto però, ad esempio, che parlavo prima del grano etrusco, sia quello della pianura padana sia quello dell'Italia centrale, era un grano di grande qualità che consentì per la prima volta di fare il pane. Altra invenzione molto importante, perché il pane è un cibo che si porta dietro, pensate a tutte le ripercussioni nel chiavo degli eserciti, quindi si portano dietro questo deposito. Quindi l'invenzione del pane è legato alla qualità del grano etrusco. Ma vorrei dire solo un'ultimissima cosa: anche nelle raffigurazioni non c'è tanto il desiderio di documentare questo tipo di alimentazione, ma di sfruttare l'immagine del cibo per esaltare la dignità e il livello di una famiglia. Ci sono delle tombe dipinte dove, ad esempio, oltre ai banchettanti è raffigurato anche una sala dove si prepara il banchetto, dove si sono appese le carni, che sono la caccia, che sono gli animali domestici, che sono il bue, quindi un grande
quarto di bue appeso che è oggetto di cibo. Quindi l'esaltazione di questo cibo alto è un modo per esaltare il livello alto di questa società. Però diciamo che non sappiamo moltissimo. Ecco, sulla qualità di questo cibo io credo che, come diceva prima anche Angelo Varni, così come per il cibo romano, io sinceramente credo che non sia da esaltare come elemento da imitare o in qualche modo da riprodurre, però alcuni aspetti più ideologici legati al cibo sono abbastanza chiari. Grazie. Intanto Angelo, io ti volevo ringraziare per questa straordinaria curiosità che ti anima e che è veramente il motore della tua ricerca e l'altra grande qualità di cui ci hai dato dimostrazione raccontandoci il contenuto del libro è questa tua capacità di sintesi, ecco, e che quindi in poche pagine di riuscire a raccontare di compiere una cavalcata così che abbraccia così tanti secoli, ecco, 30 secoli. Se la capacità di Bologna è proprio questa sua complessità e questa, in fondo, se osserviamo il tortellino che nello stesso tempo è una cupola, è un'aguglia, è un oggetto gastronomico di estrema complessità, ecco, questa chiave della complessità non credi possa essere problematica in un futuro che invece sembra andare, almeno per quello che riguarda l'alimentazione, verso una estrema semplificazione, oltre al fatto che in prospettiva forse nessuno più cucinerà, ecco, ci verranno spediti dei surgelati da Marte molto probabilmente. Ma sai, parlare del futuro è sempre difficile. Certo, le prospettive che abbiamo di fronte possono andare nella direzione che tu hai citato prima, di quella cosa che hai visto Charleroi, mi sembra, no? Questo Knorr che faceva cose strane. Però io credo che Bologna, da questo punto di vista, possa essere un elemento di resistenza. Adesso non voglio usare parole eccessive, però è difficile pensare, secondo me, ad una perdita completa di un gusto tradizionale. Io almeno faccio fatica a adeguare il mio gusto, e credo che tutti voi, molti dei bolognesi, a queste innovazioni che ci vengono, che magari tutti noi poi assaggiamo. In fondo anche questa nouvelle cuisine, che ha avuto una fama straordinaria, l'abbiamo poi distrutta, cioè adesso tutti, a partire dai grandi cuochi da Bottura in giù, fanno una rivisitazione, ma dalla nostra cucina. La cucina, fanno il tortellino, fanno le lasagne fatte in un certo modo. Mi hanno fatto vedere ieri proprio degli amici, ieri l'altro, degli amici che sono riusciti ad andare da Bottura e hanno avuto un piatto di lasagne tricolori, che erano lasagne con tre strati in piramide di sfoglia e sotto avevano lo strato di ragù. Ho la sensazione che fossero molto belli da vedere, mi hanno fatto vedere la foto, ma forse le lasagne che le signore qui presenti fanno fossero un po' migliori, senz'altro migliori. Ecco, allora credo che questi tentativi ci saranno ed è giusto che ci siano, del resto la cucina è un'evoluzione continua e quindi è giusto che ogni epoca abbia i suoi tentativi di innovazione. Però c'è anche un tessuto di resistenza, e Bologna, l'ho detto, è contemporaneamente radice e innovazione, quindi perché pensare che l'innovazione, in questo caso sottinteso da te,
innovazione negativa, vinca sulla tradizione. Una tradizione che fa parte del nostro gusto. La mia nipotina ha 4 anni, però preferisce tortellini a qualunque altra pappa, Barilla. Quindi forse viene educata in questo modo, però credo che molte delle famiglie bolognesi, non necessariamente di alto livello, ma famiglie bolognesi piccole e medie borghesi, operaie, abbiano queste tradizioni che trasmettono ai loro figli, ai loro nipoti, ed è difficile che poi questi nipoti si pentino e preferiscono gli spaghetti Knorr, non so cosa fossero, a delle lasagne fatte in casa e fatte bene. Magari appunto non c'è più la cuoca in casa, non c'è più la mamma che cucina per i figli o la moglie che cucina per il marito, però poi c'è una crescita di produzioni artigianali nei nostri ristoranti, nei nostri laboratori di sfoglia, e che sono poi la sostituzione di questo. Quindi nel Medioevo mi sembra che ci fossero, già nel 1200-1300 c'erano 150 osterie a Bologna, erano tante, 150, pensate, in una città che era grande. Allora Bologna era una città grande, raggiunse 50.000 abitanti, però 150 osterie sono un numero straordinario. E quindi, ecco, io credo che questa combinazione, sempre stata nei secoli, tra radici che restano e sguardo schietto, senza problemi, all'innovazione, perché no? Bologna è sempre stata questa, anche in cose, mi vengono in mente cose diverse, non so, lo sport. Bologna è stata la prima città nel dopoguerra ad avere pallacanestro, rugby, baseball, e le altre città non le avevano. Perché a Bologna? Perché è una città Bologna ebbe in un certo momento 3 squadre di pallacanestro importanti. Ebbe il Gira, la Virtus e poi la Fortitudo. Quindi aveva una squadra di baseball che giocava all'antistadio. Tutte cose che arrivavano dall'esterno e che i bolognesi tranquillamente facevano proprie. Allora, io penso a questo, e forse questo mi dà un pizzico di speranza che non verremo travolti da questa innovazione pura e semplice che tutto appiattisce. Grazie per l'ottimismo dello storico Angelo Varni. Grazie a tutti voi.